Buonasera e benvenuti a Falò. Quando si dice il vulcano di Napoli, tutti evidentemente pensano al Vesuvio. La verità è che la città intera è costruita su un vulcano ben più grande. Sono i cosiddetti Campi Flegrei, in greco la terra ardente. Ebbene, in questo mondo sotterraneo, negli ultimi anni, l'attività è aumentata. Sono aumentati quei segnali che fanno pensare ad una possibile ripresa dell'attività eruttiva. E allora vediamo questo documentario curioso, ma anche inquietante. Su Napoli incombe una minaccia, un pericolo che spaventa pure l'Europa. Un vulcano, più pericoloso del Vesuvio, sta sotto i piedi di 3 milioni di persone. Alcuni scienziati ritengono sia stato responsabile della scomparsa dell'uomo di Neanderthal. E 40.000 anni dopo mostra segni di risveglio. La catastrofe potrebbe avvenire in qualsiasi momento. I danni che causerebbe oggi anche un'eruzione di quel tipo sarebbero molto grandi. Non solo la costiera amalfitana, ma l'intero sud Italia sarebbe gravemente colpito dalla ricaduta delle ceneri. Accadesse oggi, ci sarebbero danni e distruzione in gran parte dell'Europa. Avrebbe un effetto domino, con notevoli ripercussioni economiche anche a livello mondiale. Sono una grande depressione, con tanti crateri all'interno. C'è gente che dice, beata a te che abiti vicino alla solfatara, si innamora, dice, ah, bello, bello, bello. Ma io sono un popcorn. Non è il classico vulcano appuntito come il vicino Vesuvio. Era un vulcano molto grande, poi crollato in seguito a diverse eruzioni, lasciando un gran buco. Nell'anno passato ci sono stati circa 1000 terremoti l'anno. Dal 2006 assistiamo ad un sollevamento meno brutale ma continuo, più preoccupante. Qualcosa sta per succedere. On est en phase de préparation de quelque chose. Vista la densità abitativa dell'area, questa è la più grande sfida per la protezione civile in Europa. Napoli, città millenaria, oggi abitata da 3 milioni di persone, sorge al centro di una delle regioni più vulcaniche del pianeta. Situata nel punto d'incontro tra la placca africana e quella eurasiatica, l'area ospita quasi 30 vulcani, tra i quali l'Etna, lo Stromboli, Ischia e il più vicino di tutti, il Vesuvio. Quando si arriva a Napoli, la prima cosa che cerchiamo con gli occhi è il suo vulcano, il Vesuvio, che qui adesso è alle mie spalle. Tutti conoscono il Vesuvio e la sua pericolosità. Ma pochi invece sanno che non lontano da qui c'è un vulcano altrettanto pericoloso, se non ancora più pericoloso del Vesuvio. Si tratta della caldera dei Campi Flegrei. E i Campi Flegrei appartiene alla famiglia dei vulcani esplosivi. Verosimilmente la prossima eruzione sarà nuovamente di carattere esplosivo. È un vulcano attualmente attivo e quindi potenzialmente pericoloso, perché i Campi Flegrei sono il luogo sul quale è stata costruita più città. E questo presenta un problema nell'eventualità
che questo sistema vulcanico inizi nuovamente a entrare in uno stato di instabilità e quindi possa culminare verso un'eruzione. Nel sottosuolo di Napoli si trovano i Campi Flegrei, che in greco antico significa terra ardente. Si tratta di un grande vulcano molto pericoloso e unico nel suo genere, perché praticamente invisibile. Cosa sono i Campi Flegrei? Era un vulcano molto grande, poi crollato in seguito a diverse eruzioni, lasciando un gran buco, un grande cratere, chiamato caldera. Viene dal portoghese. La caldera è una depressione al centro del vulcano, formatasi in seguito a due super eruzioni, avvenute rispettivamente 40.000 e 15.000 anni fa. Ogni volta il vulcano è collassato su se stesso, dopo aver eruttato tutto il magma. Non è il classico vulcano appuntito come il Vesuvio. È molto meno facile da riconoscere. Per stimare l'estensione del vulcano bisogna salire in alto, molto in alto. Ecco i Campi Flegrei, visti dallo spazio. Un cratere di 12 km di diametro, talmente grande da inglobarne diversi altri più piccoli. Questi ultimi, ben visibili, sono tutti nati dai Campi Flegrei. Questa è una mappa geologica della caldera dei Campi Flegrei. Questa area è l'area collassata, che comprende una parte del Golfo di Pozzuoli e che nella parte continentale comprende una serie di vulcani molto ben evidenti. C'è Nisida, il cratere di Astroni, la Solfatara, il Gauro, il lago d'Averno e una serie di altri vulcani. 70 piccoli crateri all'interno di quello principale, e non è l'unica particolarità dei Campi Flegrei. Esistono altre caldere vulcaniche nel mondo. Yellowstone è uno dei più noti, ma i Campi Flegrei sono unici per l'enorme numero di persone che ci vive. È uno dei vulcani più densamente popolati al mondo. Vista la densità abitativa dell'area, questa è la più grande sfida per la protezione civile in Europa. Napoli e la regione circostante contano oggi 3 milioni di abitanti, direttamente minacciati dal vulcano. Sotto i loro piedi, due camere magmatiche sono in ebollizione. Quella principale è così grande che gli scienziati non riescono a determinarne l'estensione esatta. C'è un primo serbatoio vicino alla superficie a 4 o 5 km di profondità, ma le indagini sismiche ci dicono che ce n'è uno più grande tra i 10 e i 15 km di profondità ed è quello che ha generato le famose eruzioni di 40 e 12.000 anni fa. Oggi quel grande serbatoio potrebbe essere di nuovo colmo di magma. Per riempirsi, un bacino di queste dimensioni impiega, diciamo, alcune migliaia di anni, forse alcune decine di migliaia di anni. A noi sembrano tempi molto lunghi, ma visto che dall'ultima eruzione sono passati 12.000 anni, oggi il bacino è di nuovo pieno. Dovesse eruttare come in passato, il vulcano dei Campi Flegrei avrebbe un impatto mondiale, con conseguenze drammatiche per gran parte del continente europeo. E oggi mostra segni di un'attività crescente. Il luogo d'osservazione più importante si trova a pochi chilometri da Napoli. Qui gli altrimenti poco appariscenti Campi Flegrei sono invece ben riconoscibili. È
Noi siamo nella Solfatara, uno dei tanti crateri della caldera dei Campi Flegrei. Attualmente è caratterizzata da una forte emissione idrotermale. Dal punto di vista dell'emissione di gas è uno dei più attivi. Solfatara significa zolfo bollente, è latino. Ci sono fumarole molto attive, depositi di zolfo ovunque, pozze di fango bollente smosse dai gas. La temperatura massima che misuriamo all'interno di questo sistema varia da luogo a luogo ovviamente, ma la massima arriva a 163 gradi. Questi gas provengono da una camera magmatica dove la temperatura raggiunge i 1200 gradi. In questo luogo il vulcano si mostra come in nessun altro e la temperatura media della superficie sta crescendo. In 20 anni è passata da 46 a 52 gradi. Dal 2019 alcune aree vengono monitorate soltanto con dei droni. Antonio Cammarota vive nel rione Solfatara, la zona direttamente di fronte al cratere. C'è gente che dice beata a te che abiti vicino alla Solfatara, si innamora, dice ah, bello, bello, bello. Ma io sono un popcorn. La Solfatara, che è un luogo pericoloso, è rimasta accessibile al pubblico fino al 2017. In quell'anno, una famigliola è finita in una fenditura della roccia. Soffocate dai gas, 3 persone hanno perso la vita. Mi ricordo un giorno, eravamo a casa, come sempre. All'improvviso sentimo qui gridare delle persone nella Solfatara. Un bambino cadde nel magma. La mamma per salvarlo si buttò pure lei. Il padre per salvare la mamma si buttò pure lui. Alla fine si sono salvati solo una persona, il bambino piccolo. Dopo quella tragedia, la Solfatara è stata chiusa. Ma la minaccia va ben oltre quel piccolo cratere. Danilo Galluzzo è ingegnere e sismologo presso l'Osservatorio Vesuviano. Da anni studia un fenomeno spettacolare che si estende su tutta la caldera. I Campi Flegrei sono un vulcano attivo. È attivo, e questo si può vedere anche già dalla manifestazione superficiale delle fumarole, ma anche da altri parametri, come per esempio dalle deformazioni del suolo. Questo è uno dei segni che maggiormente rivela la presenza di un vulcano altrimenti invisibile. A Pozzuoli la terra si gonfia e si solleva di 0,5 centimetro al mese. Il fondo di questo porticciolo si è alzato fino a lasciare le barche in secca. Dal 2006 qui il terreno si è alzato di oltre 1 metro. Il fenomeno è denominato bradisismo. I Campi Flegrei sono ben noti anche per il fenomeno del bradisismo, che è un lento movimento del suolo, in particolare un lento sollevamento, un lento abbassamento a seconda dei periodi. Si parla di cratere instabile perché si muove di continuo. È come se il vulcano dei Campi Flegrei respirasse. Il bradisismo è una conseguenza diretta dell'attività vulcanica. Dalle camere magmatiche in profondità, i gas incandescenti salgono verso la superficie. Quando incontrano l'acqua di falda, si forma del vapore, la cui pressione è tale da deformare le rocce sovrastanti. Risultato? In alcuni punti il suolo si solleva, mentre in altri sprofonda. Nel mare antistante Pozzuoli, un antico insediamento un tempo emerso, ora è a 5 metri di profondità. Ma il fenomeno è visibile anche sulla terraferma.
In pieno centro, un tempio romano porta le inconfondibili cicatrici del bradisismo. I resti di conchiglie su queste colonne dimostrano che questo luogo è stato più volte sotto il livello del mare. Le tre colonne del Macellum di Pozzuoli ci raccontano il bradisismo. Quindi questo è l'accumulo di materiale biologico, perché questa colonna è stata nel fondo del mare per un X periodo. E altri fenomeni accompagnano il bradisismo. Il bradisismo è stato accompagnato, quindi una deformazione lenta del suolo, è stato accompagnato da sismicità. Questo a che cosa è dovuto? Al fatto che si genera una pressione in profondità dovuta in pratica a gas e aumento di temperatura, e questo in qualche modo fa in modo da sollevare la crosta terrestre. E la pressione non solo deforma la roccia, la spacca. In questo modo che accade? Che le parti più fragili, essendo sotto pressione, in qualche modo si fratturano e quindi generano dei terremoti. Quindi, quando i campi flegrei si sollevano, la terra trema. Il fenomeno può diventare drammatico, come avvenne nel 1970 e negli anni 80. In entrambe le occasioni, i residenti temettero il peggio. Il suolo si è sollevato di circa 1,80 m. C'erano terremoti molto frequenti. In alcuni giorni si arrivava anche a 600 terremoti al giorno. Con i grandi sollevamenti, i muri si sono spaccati. Erano scosse di magnitudo 4. Interi quartieri furono gravemente danneggiati. C'è stata un'evacuazione forzata, dall'oggi al domani, senza essere avvisati. E poi siamo stati trasportati, come deportati, in varie regioni di Napoli. Da allora la zona è abbandonata. Assunta, il suo amico Angelo e molti altri hanno dovuto ricominciare le loro vite altrove. Io sono nato là, lì. Angelo. Sono nato qui, dove siamo, il quartiere. Che cosa sente quando viene? Nostalgia. Questa volta può scoppiare, può saltare tutti in aria. Io ci penso sempre, non spesso, sempre. E subentra la paura. Nel corso dei secoli, la terra si è più volte agitata e sollevata per poi calmarsi. Ma non c'è alcuna garanzia che sarà così anche in futuro. Se un vulcano non erutta regolarmente, il ricordo delle eruzioni precedenti svanisce. E la pressione demografica, gli interessi immobiliari fanno sì che la gente torni a costruire. Quindi il rischio aumenta da un'eruzione all'altra, perché aumenta la densità abitativa. E il numero di terremoti sta aumentando. Nell'anno passato ci sono stati circa 1000 terremoti l'anno. Però parliamo anche di terremoti di magnitudo tra 1 e 0. La maggior parte sono anche terremoti molto piccoli. Questi piccoli terremoti sono seguiti dagli scienziati dell'Osservatorio Vesuviano, di cui Mauro Di Vito è il direttore. E lui sa bene che nei campi flegrei la situazione può cambiare da un momento all'altro. E infatti, proprio durante la nostra visita, scatta un allarme. Bravo. Ma ha localizzato qualcosa? L'evento ha messo in pioggia. Ah, ok. Controllare. Ma secondo me è calcolizzato. Penso messo. Vabbè, ok. Comunque, che cosa dire? È avvenuto un piccolissimo terremoto al Vesuvio che
è stato localizzato dal sistema automatico. Ah, era questo qua. E in questa stanza potete vedere tutte le, cioè, alcune delle stazioni che noi abbiamo sui tre vulcani attivi, sul Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia, poi la rete regionale, quindi gli Appennini intorno ai vulcani e poi la rete di Stromboli. I terremoti sono divisi per periodi, quelli che sono avvenuti nell'ultima settimana in rosso, nell'ultimo mese in arancione, negli ultimi 4 mesi in giallo e nell'ultimo anno in verde. Ognuno di questi è un terremoto e la magnitudo di questi terremoti è indicata dal diametro del cerchio. Poi, dopo la localizzazione automatica, loro analizzano i segnali e fanno le determinazioni sui terremoti che sono avvenuti, quindi profondità, localizzazione, magnitudo, eccetera. E in alcuni casi c'è un'azione di comunicazione alla Protezione Civile, eventualmente al di sopra di certe soglie, certe magnitudini. La maggior parte dei terremoti riguarda, come prevedibile, la famosa Solfatara. Per Antonio Cammarota, che vive di fronte al cratere, il fenomeno è diventato quotidiano. E ieri, proprio ieri, ero sul letto dopo mangiato, all'improvviso in 5 minuti fece 3 scosse. Poi dopo un'altra mezz'ora ne fece un'altra e poi ha fatto un'altra a mezzanotte. E comunque ci siamo messi paura. Chi, come Antonio, abita vicino alla Solfatara, sa di essere seduto su un vulcano e teme per il suo futuro. Vieni, ti faccio vedere cosa hanno fatto le scosse. Guarda quel muro, tutto là, tutto graffiato. Poi qua, anche le scosse l'hanno fatto, hanno fatto cadere tutto il muro. Sto in una stanza inaccettabile, niente. Vedi qua. E così sono in questa stanza, con tutti i muri scassati. Questi sono i danni. Nel 2022 l'osservatorio vesuviano ha registrato 3.000 terremoti, di cui 500 nel solo mese di dicembre. Poi c'è stato un ulteriore aumento, con oltre 1.000 scosse registrate nel primo trimestre del 2023. Assistiamo ad un sollevamento meno intenso ma continuo, che è più preoccupante perché non c'è un singolo evento seguito da una pausa. Siamo nella fase iniziale di qualcosa. E questo qualcosa potrebbe succedere durante una mattinata tranquilla, dopo che i pescatori del Golfo di Napoli sono rientrati in porto. Il bradisismo potrebbe manifestarsi come mai ha fatto prima. Gli eventi precursori, per chi vive all'interno della caldera, sarebbero naturalmente un sollevamento del suolo, ma con terremoti certamente più forti e più frequenti, migliaia di scosse al giorno con magnitudo crescente. Il vulcano invisibile dei Campi Flegrei esce allo scoperto. Sottoposta alla pressione vulcanica, la roccia si spacca in molti punti. Tu potresti avere un effetto cumulativo dei terremoti, seppur piccolo, però 1, 2, 3, 4, molto ravvicinati, possono generarti un problema. Nell'area di Pisciarelli è ben visibile una frattura superficiale.
Se il terremoto o anche le deformazioni in particolari aree possono in qualche modo rompere la roccia superficiale. Si aprirebbero delle fratture che tagliano le case e le aree abitate. Abbiamo paura che ci cade la casa addosso e non ci possiamo, no, ha paura di scappare, perché ci sono pure persone anziane che abitano in questo rione, non possono scappare come noi che siamo giovani. E ci dà tipo un senso di morte. Il vulcano dei Campi Flegrei contiene ormai così tanta lava e così tanta pressione che il cataclisma è inevitabile e inizia la solfatara. Si verificasse un'eruzione di grande portata, vedremmo colonne eruttive di cenere che si innalzano per diverse decine di chilometri, almeno fino alla stratosfera. In un caso, nella possibilità che si verifichi una nuova eruzione, non è solo la solfatara che è esposta a questa possibilità, ma tutto il fondo della caldera. L'istia di questa caldera e delle caldere in generale è che non c'è un'unica bocca eruttiva. All'esplosione segue una catena di eventi incontrollabile. La colonna di cenere sale fino al limite della stratosfera, a un'altitudine di quasi 50 chilometri. Come nel caso del vulcano Unga Tonga nel Pacifico, ripreso qui nel 2022, la colonna eruttiva è visibile dallo spazio e da quell'altezza ricade in modo devastante. La colonna ricade su se stessa. Poi le nuvole infuocate dalle pendici di Pozzuoli e della Solfatara scendono verso il mare. La cenere cade su Napoli e i suoi dintorni, ma anche più lontano. Ci sono delle vittime, ovviamente, e anche grandi distruzioni. A quel punto la città dovrebbe essere deserta, perché l'aria sarebbe satura di cenere, di materiale piroclastico e di residui vulcanici di ogni tipo. Le nuvole piroclastiche hanno una temperatura vicina ai 400 gradi e viaggiano a 300 km orari. Sono nubi di gas molto calde, cariche di magma frammentato, che ha un potere di distruzione altissimo. Sono ovviamente mortali per ogni forma di vita. Sono in grado di superare gli ostacoli naturali, di rotolare giù per i pendii a grande velocità e di bruciare tutto ciò che si trova sul loro percorso. Se chi vive a Pozzo, se siete stati a Pompei, cioè vi rendete conto di essere lontani dal Vesuvio? Allora tu realizzi quanto hanno viaggiato i flussi piroclastici per distruggere la città. Napoli scompare sotto 30 metri di materiale vulcanico. L'immagine è sconcertante, ma scientificamente possibile. Le eruzioni vulcaniche hanno un impatto enorme sull'area circostante il cratere. A seconda della posizione della bocca del vulcano, edifici e infrastrutture possono essere completamente distrutti. L'area è urbanizzata. È urbanizzata, molto densamente urbanizzata, e questo anche nel caso di un piccolo evento potrebbe fare molti danni al territorio. È
Tutta l'area intorno a Napoli, compresa la costiera amalfitana, sarebbe molto colpita dalla ricaduta di cenere. Anzi, lo sarebbe tutta l'Italia meridionale. Quattro centimetri di cenere sul tetto di una casa sono sufficienti per farlo crollare. Visivamente, la cenere sembra farina, ma in realtà è pietra. È come mettere uno strato di cemento sul tetto. La cenere poi penetra molto facilmente nei sistemi idrici, danneggia i sistemi informatici, le automobili e tutto ciò che dipende dall'elettronica, tutti gli strumenti di cui non possiamo fare a meno. Le ceneri di un'eruzione sono sempre devastanti. 40.000 anni fa, nel raggio di 100 km dal cratere, venne distrutta ogni forma di vita. Oggi, le ceneri e lo zolfo riversati nell'atmosfera avrebbero ripercussioni importanti in mezzo mondo. Ci sarebbe un impatto importante sull'aviazione in Europa. Un'intera sezione di spazio aereo sarebbe bloccata. Chissà, forse per molto tempo. Le ceneri alla fine si depositano sempre, ma prima di farlo possono girare più volte intorno alla Terra. L'eruzione del 2010 del vulcano islandese, in quel caso, quella è stata un'eruzione tutto sommato non enorme. Ma la quantità di cenere vulcanica che è stata immessa nell'atmosfera ha bloccato il traffico aereo in Europa. Questo ha provocato danni a livello mondiale. Le grandi eruzioni hanno sempre un effetto domino. I cambiamenti climatici possono far perdere dei raccolti, mentre il blocco dei trasporti aerei, ma anche marittimi, come sarebbe nel Mediterraneo, può interrompere la catena di approvvigionamento. Questo effetto domino avrebbe un impatto economico globale. Ora, abbiamo creato questo modello sociale che è sicuramente poco resiliente rispetto a eventi catastrofici che potrebbero verificarsi. Gli scienziati non escludono uno scenario apocalittico. Il sole che rimane oscurato dalle nubi di cenere per diversi anni, con le temperature globali che scenderebbero di 2 o persino 4 gradi. Uno scenario simile potrebbe, o meglio può, verificarsi adesso o in tempi che non conosciamo. Ci sarebbero danni ingenti in tutta Europa. Noi cerchiamo misure preventive che possano limitarli. I venti giocano un ruolo cruciale in questi casi. 40.000 anni fa, la cenere vulcanica venne spinta verso est, fino in Russia. Cosa accadrebbe questa volta se i venti soffiassero invece dai quadranti orientali? La Francia, la Germania o persino l'Inghilterra si troverebbero sotto un'atmosfera mortale. Mentre nel Mediterraneo i terremoti potrebbero provocare degli tsunami devastanti. Per la protezione civile italiana, chiamata a proteggere la popolazione, la sfida è enorme. Quindi tutti gli abitanti, e sono circa 500.000 presenti all'interno della caldera dei Campi Flegrei, dovrebbero evacuare. Anna Maria Criscuolo è la direttrice della protezione civile di Pozzuoli, dove si trova la solfatara. Se le persone dovessero lasciare le loro case, Anna Maria sarebbe in prima linea. Il piano di emergenza per il rischio vulcanico prevede due aree, la zona rossa e la zona gialla. La zona rossa è tutta la caldera dei Campi Flegrei. Per quello che riguarda invece la zona gialla riguarda le aree limitrofe alla zona rossa. In quell'area parte della popolazione dovrebbe evacuare, però potrebbe poi successivamente, diciamo, rientrare, mentre le persone che verrebbero evacuate da questa zona dovrebbero proprio allontanarsi. Secondo i piani, l'evacuazione dovrebbe avvenire in 48 ore. I residenti verrebbero spostati nel nord Italia. Uno scenario per nulla facile da applicare. L'evacuazione non è mai una cosa semplice e ci sono tantissime persone che vivono nella caldera. Per esempio, nel caso delle... a parte che le persone anziane
se non sono in grado di muoversi da sole, dovrebbero essere assistite e vanno segnalate prima. They might not be willing to get themselves out either. Ci sono sempre persone che non vogliono andarsene, che non vogliono obbedire alle autorità. Ci sono molti esempi di vulcani che entrano in una fase dove il rischio sismico aumenta, ma nessuno sul posto si rende conto del pericolo, perché nessuno avverte scosse e sembra che nulla si muova. Si prevedono evacuazioni via mare, via strada e ferrovia. In teoria tutto è pianificato e le persone sanno dove andare. Sulla carta funziona, ma in realtà sarà molto più complicato, in particolare se ci fosse una grande eruzione, perché il terremoto taglia le strade, fa crollare le case e le linee elettriche. Insomma, ci sono molte incognite. On n'est pas à l'abri de surprise. Nel frattempo, gli scienziati sono attenti al minimo segno di cambiamento nello stato del vulcano. I Campi Flegrei sono uno dei vulcani più e meglio osservati al mondo. Credo che, come sismologo, la cosa peggiore che si possa temere possa essere l'incapacità di osservazione del cambiamento di stato del vulcano. Ma questo è un pericolo che non si corre, perché, ripeto, nel corso degli anni e anche negli anni a venire vengono adottate sempre strumenti con una tecnologia sempre all'avanguardia, sempre più sensibile e in grado di capire i movimenti impercettibili dell'area vulcanica in esame. Alla Solfatara, Mauro Di Vito e la sua squadra controllano la composizione dei gas due volte al mese. Devono poter reagire il più rapidamente possibile in caso di allarme. I miei colleghi oggi stanno facendo misure di flusso di gas dal suolo, di CO2, di anidride carbonica dal suolo, per vedere se cambia l'emissione di gas dal suolo, che, ripeto, è molto grande, siamo a più o meno 3.000 tonnellate al giorno. È importante misurare le fumarole, la composizione, i flussi di gas, la temperatura di questi sistemi, perché è molto importante capire se questo sistema sta evolvendo, cioè se il magma sta risalendo verso la superficie. Finché è lontano dalla superficie, lo zolfo rimane all'interno del magma. Quindi, se c'è un aumento del livello di zolfo rispetto al livello di carbonio, è probabile che una parte del magma stia iniziando a salire. I gas vulcanici sono il termometro degli scienziati. Il giorno in cui il magma inizierà la sua ascesa, i vapori della Solfatara parleranno. Ma quanto tempo avranno le persone prima della grande eruzione? Il team, guidato da Diego Perugini, lavora a questo importante quesito. Analizzando le rocce di eruzioni passate, ha scoperto che prima di ogni eruzione si produce una miscela di lava tra i due serbatoi di magma. Studiando il materiale che è stato eruttato in passato e che all'interno delle rocce andiamo a leggere che almeno due magmi si sono incontrati all'interno della crosta terrestre e hanno iniziato a mescolarsi. Per capire questo processo e le sue conseguenze, sono state ricreate in laboratorio le eruzioni dei Campi Flegrei. Il risultato che abbiamo ottenuto è che dall'inizio, no, il tempo che noi possiamo stimare dall'inizio del mescolamento fino all'eruzione, è che questi tempi sono molto brevi, sono dell'ordine di decine di minuti. 30 minuti sono decisamente pochi per evacuare una città. I napoletani, costretti a convivere con una serie di disservizi permanenti, sono ovviamente scettici sulle prospettive di riuscita di una evacuazione generale. Allora, io vorrei dire, è una zona, un'area in cui se piove mezzo litro di acqua in più, si bloccano le strade, non si riesce più a circolare. Non voglio immaginare cosa possa accadere in un momento di eventuale evacuazione. Altri si esprimono sui social network,
come Anna Peluso, che gestisce un gruppo di diverse migliaia di persone chiamato quelli della zona rossa. I membri del gruppo aumentano e puntualmente a ogni scossa più forte abbiamo tutta una serie di persone in più che si iscrivono al gruppo per informarsi. Rispondiamo anche giustamente alla questione. Loro chiedono la verifica degli edifici perché non è cambiato nulla, cioè io rivivo le paure della crisi di bradisismo degli anni 80, cioè i cittadini temono che crollino i palazzi. Assurda. La probabilità che succeda qualcosa nell'immediato futuro è bassa, ma non è nulla. La questione è come gestire al meglio la situazione. Che informazioni utili possiamo dare noi scienziati? E quanto tempo avrebbe il governo per prendere delle decisioni? Di fronte all'incertezza, la Protezione Civile aggiorna costantemente il piano di evacuazione. Dal 2021 è stato istituito anche un numero di emergenza notturno. Serve per informare i residenti, ma non basta a garantire sonni tranquilli. Ha paura di abbandonare di nuovo Pozzuoli. Io lo penso, specialmente quando avverto le scosse. Se domani l'amministrazione, il comune direbbe dobbiamo sfollare tutti, anche se abbiamo esperienze del 70, dell'83, non siamo all'altezza, non siamo più. Perché poi Pozzuoli siamo 82.000 abitanti, non è che fossimo 10-20.000, vabbè, 82.000 abitanti, sarà impossibile. Qualora qualcosa mutasse, tutti noi lo sapremmo. Io, per esempio, vengo da un'esperienza scout. Il motto degli scout è estote parati, siate pronti. It.